Andiamo all'esercizio 6, parte colpendo delle corde diverse sempre col tab. Dobbiamo migliorare il suono del tab. Partiamo con il La vuoto e poi va a colpire il Re, tasto 5, corda di La. Poi di nuovo La vuoto e dopo andiamo su un Sol, corda di Re, tasto 5. La cosa difficile è colpire soltanto la corda di Re, quindi essere puliti nel suono. Poi, essendo una corda più sottile, man mano che andiamo su, quindi sull'acuto, corda di Re, corda di Sol, il tab diviene sempre più difficile. Infatti rende meglio solitamente sulla corda di Mi e su quella di La. Attenzione a non cambiare l'angolazione del pollice quando cambiamo corda. Questo esercizio è fatto apposta. Andiamo avanti, La, Mi, La, La. Quindi colpiamo il Mi al tasto 7, corda di La, e il La al tasto 7, corda di Re. La prima variazione va a fare, già diventa molto più interessante, perché va a fare un Emmeron sulla seconda nota, quindi noi battiamo sempre il La a vuoto. Ma andiamo a fare degli Emmeron sulle note Re, Sol, Mi. Quelle di prima. La difficoltà qua sta soprattutto quando devo fare l'Emmeron su una corda che non sta vibrando. Io allora La, Re, facile. La, Sol, difficile perché nel momento in cui vado a fare l'Emmeron sulla corda di Re, quindi sul Sol, io ho sotto il La che vibra, quindi devo trovare un modo per stopparlo. Io in particolare lo faccio con il palmo. Quindi quando sale il pollice che ha colpito La, vado a stopparlo, perché se non lo stoppassi uscirebbe questo. Quindi la corda di La che continua a vibrare mi va a mangiare un pochettino di suono e quindi no, questo Sol non uscirebbe bene. Cosa mi permette di fare l'Emmeron? Che è un po' il trucchetto che usano tutti i grandi slappatori. Quello di andare molto più veloce e anche come intenzione musicale essere molto più leggeri. Se io facessi veloce questo, oltre a essere molto pesante, non riesco ad andare veloce più di tanto. Invece con l'Emmeron ragioniamo proprio su altri livelli. Molto molto più veloce. Poi l'ultima variazione che propongo è con due ghost note, una fatta col pollice e una con lo strappato. Quindi uguale alla variazione prima, fatta in ottavi, però La, Re, Ghost, Ghost, La, Sol, Ghost, Ghost, La, Mi, Ghost, Ghost, La, La, Ghost, Ghost. Per le ghost io mantengo sempre le corde in questo esercizio e suggerisco le corde di La e di Sol. Anche quando vado a prendere il Sol sulla corda di Re, la mia mano rimane ferma qua e vado a utilizzare così. Ok? Proviamolo lento lento. 4. 2, 3 e 4. E man mano acceleriamo da lento. Grazie per aver visto il video, metti un like se ti piace, vai a vedere i miei lavori, lascerò sotto i link in descrizione per andare a vedere degli altri video o i preview o gli audio del mio metodo Easy Slap. Grazie, ciao, alla prossima.